pensavo di impostarla un po' così, poi il materiale lo lascio e quindi una prima parte davvero di cornice, perché ho bisogno anche di sintonizzarmi con voi, nel senso di capire se siamo nella stessa linea, e poi entrare dritto sul perché oggi non solo è importante, è indispensabile affrontare il tema dello stare assieme, per arrivare magari a alcune indicazioni poi concrete su alcuni ragionamenti, perché il tema di capire quali confini, che alleanze costruire, quali obiettivi porci, insomma, questi sono temi forti. Ecco, allora, io entrerei subito, avete visto il titolo che ho proposto? Il titolo mi permette di affrontare subito due questioni, sviluppo e crescita. Allora, mi sentirete parlare non tanto di sviluppo, ma parlerò di crescita, che è un linguaggio che usa la Comunità Europea. Però attenzione in questa dizione che noi in Italia invece classifichiamo come sviluppo. E cioè, quando si parla di crescita, nei ragionamenti che farò, è crescita economica, sociale, ambientale, istituzionale, personale, cioè comprende quell'idea che noi italiani invece definiamo come sviluppo. Ok? Questa è la prima cosa. La seconda invece è dritta. Nella mia esperienza e nella visione, lo sviluppo parte dal territorio, altrimenti non ci sarà. Non ci sarà crescita, perché sembra impossibile, ma in un tempo in cui la globalizzazione in qualche modo ci costringe a prendere nuove architetture anche mentali, però in questo tempo il territorio diventa il luogo con cui fare i conti e probabilmente da lì riparte il nuovo percorso della crescita. Per cui sono un approccio che poi ognuno di voi vedrà. Dall'altra parte parto con il tema crisi, la grande crisi, perché questa grande crisi che è iniziata dal punto di vista finanziario, economico e poi si è spostata su vari ambiti, però di fatto ci mostra due facce. Da una parte guardate un mondo che non funziona più, è una parola forte, l'ha detta anche troppo veloce, ma guardate che ci deve essere una prima consapevolezza che così come abbiamo vissuto negli anni, nei decenni, probabilmente nei secoli, sto parlando almeno negli ultimi due secoli, ecco, quel modello lì non funziona più. Sarà perché sono passati 1000 anni, è passato un secolo, no? C'è un passaggio che ne so che cosa, ma guardate che lì si è rotto un modello di sviluppo che ha dei pesi molto forti da qui agli anni a venire. Però dall'altra c'è un nuovo modello che sta per arrivare, ancora non ha il suo contorno chiaro, sappiamo che c'è un tema della globalizzazione, sappiamo che il tema della conoscenza è importante, sappiamo che il tema della rete è importante, però noi viviamo in questa transizione, cioè viviamo proprio in questo passaggio tra una cosa che si è rotta e una nuova che ancora non abbiamo bene i contorni. Ora capire l'energia, riuscire a cogliere l'onda, l'energia di quest'onda che muove questa transizione, guardate che questa è una delle cose che ci viene chiesta. Viene chiesta anzitutto alla politica, ma non solo. Nel Nord-Est in qualche modo si è accumulata un'altra difficoltà, perché negli ultimi 20-30 anni, per una serie di motivi, ma a questa crisi si è accumulato il campanilismo, non il campanile, non il campanile, il campanilismo che in maniera molto stretta, cioè semplifico molto, vuol dire che ci siamo più preoccupati come sistema, quindi non solo la politica nel senso della partitica o dell'istituzione, ma come sistema ci siamo più preoccupati ad occuparsene che non a orientare aspettative. Questo è l'altro grande dramma che il Nord-Est, la locomotiva d'Europa, rischia di diventare il deserto dei capannoni. Perché tutta questa questione sta di fatto che nostre 5C, che erano i nostri grandi capitali, e cioè il campanile, oggi, guardate, si stanno sempre più svuotando. I capannoni.
il tema delle case. Pensate negli ultimi 15-20 anni quanto le nostre case sono diventate sempre più piccole, no? In termini di nuclei, per esempio, familiari. Il tema di comunità, sempre più liquide, è un tema anche di comuni, che fa sempre più fatica. Ma cosa contrapporre al declino di queste 5C? Questa è tutta una bella sfida. Noi sappiamo non tanto ancora un dove, un luogo, sappiamo che c'è un come da costruire, c'è una strada. Sappiamo che in questa strada usare il cervello diventa indispensabile, usare anche la passione e il cuore diventa indispensabile. Sappiamo che è indispensabile anche affrontare temi come quelli della creatività, del coraggio, no? E un po' di fortuna. Ecco, metteteci anche la quarta C, quindi cervello, cuore, coraggio e un po' di fortuna. Allora, detto questo, entriamo in alcune questioni, e cioè, primo, abbiamo bisogno di una visione condivisa come territorio. E quando penso al sistema territorio, non penso mica, sapete, alle istituzioni e basta, eh? Un sistema territorio è fatto da tre grandi soggetti. Qui semplifico, ma rende l'idea. È fatto dallo Stato, dal mercato e dalla comunità. Nel modello vecchio di sviluppo, Stato, mercato e comunità potevano funzionare benissimo, ognuno lavorando per sé. Funzionavano da Dio. E noi abbiamo organizzato i nostri contesti sociali, istituzionali, economici con questa modalità. Voi pensate le politiche settoriali, come i ministeri, come le regioni, come noi comuni siamo organizzati, no? Lavori pubblici, le politiche del sociale, la sicurezza, l'urbanistica, no? Politiche di settore. Ma ancora di più, pensate, quando mai il mercato incrocia le istituzioni? Dove c'è un luogo, dov'è un luogo, un tavolo, dove questi tre soggetti, comunità, istituzioni e Stato, cioè Stato e mercato, si incrociano? Non c'è, non esiste. C'è un ente funzionale costituzionalmente previsto, Camera di Commercio, ma lì dentro c'è solo il sistema della produzione del lavoro, eh? Non ci si ammicano le istituzioni. E da Roma sino all'ultimo dei nostri comuni non c'è un luogo dove questi tre soggetti parlano di territorio e cominciano ad avere e costruire una visione comune di territorio. E guardate che nel nuovo modello di sviluppo, se non c'è sta roba, non si fa tanti passi in avanti. Oggi lo Stato da solo fa poca strada, oggi il mercato da solo fa poca strada, ma anche la comunità da sola fa poca strada. Allora, già qualcuno me l'ha sentita dire, ma se c'è una cosa di cui occorre essere anzitutto consapevoli e cominciare a chiamare per nome le cose, perché il tema di chiamare per nome significa individuare i punti di rottura, è cos'è che non sarà da oggi in poi mai più come prima? Cos'è che non sarà mai più come prima? Perché se rimaniamo lì, rimaniamo nel pantano, nelle sabbie mobili, e vivremo, sì certo, 2015, 16, 17, ma quel sistema non funziona più e ci incasina sempre di più. Allora, la prima questione che pongo è: ma come facciamo a costruire territori che sono capaci di competere? Qui non parlo di ambiti comunali, sto parlando di territori. Perché occorre anche una certa dimensione di territorio per affrontare il tema della competitività. Non a caso parlo di territori capaci di competere, perché nel nuovo modello sempre più saranno sistemi territoriali che competiranno tra di loro. Non sarà indifferente per un'azienda scegliere un sistema territoriale. Perché vuol dire scegliere un vantaggio competitivo che probabilmente può fare la differenza rispetto al proprio futuro di azienda. Perché pongo questa questione? Perché attualmente i territori che ci sono non è detto che abbiano in questo momento le geometrie
adatte per riuscire a competere. Vi porto subito una fotografia. Questa è stata fatta un mese e mezzo fa da un astronauta che attualmente sta girando, no? Sta facendo, l'astronauta italiana che sta facendo il giro nello spazio. E ha fatto la fotografia, guardate un po', questa è la fotografia del Veneto. Qui sotto abbiamo Venezia con tutto il mare, qui su abbiamo le montagne, questa è Verona, questa è Treviso, Venezia, Vicenza, Padova e questo è il lago di Garda. Allora, improvvisamente uno riesce a capire qual è il territorio capace di competere e qual è uno dei punti di rottura che in questo momento ci impediscono di crescere. Crescere come territori, il vero nodo è che questi sono i luoghi, questi sono gli spazi, le reti dove si muovono le persone, le merci e le informazioni. E probabilmente, anzi sicuramente, non corrispondono con i confini amministrativi. Sicuramente. Nel vecchio mondo noi abbiamo costruito dei confini amministrativi, diciamo dall'Unità d'Italia, prima ancora, no, li ha definiti Napoleone, noi li abbiamo importati nel concetto delle prefetture, ma lì l'obiettivo centrale era quello della sicurezza interna ed esterna, della protezione. E quando si definisce un confine, guardate, si definiscono delle regole dentro quel confine. Questo è un tempo di terre mobili, e quindi questo è un tempo dove c'è l'opportunità e la possibilità di cominciare a disegnare dei confini nuovi che ci permettono di competere. E noi ci troviamo in un contesto dove, pensate un po', questa che va dalla nuova pedemontana all'autostrada la 31, all'Alemania, alla linea delle città, no? Quindi questo anche fisicamente sarà una grande elisse, qui dentro c'è l'area manifatturiera più grande d'Europa. L'area manifatturiera più grande d'Europa. Non c'è un'area così grande in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, non c'è. Eppur tuttavia quest'area è inconsapevole e divisibile. Invisibile, non c'è una governance, nessuno si sta preoccupando di infrastrutture, logistica, servizi, capitale umano, metteteci tutto quello che volete, no? Ma per creare un territorio capace di competere nel mondo. Allora, il primo grande tema è le aree vaste. Sapete che per legge le aree vaste sono città metropolitane e province. Dopo la legge del Rio del 50, numero 56 dell'aprile 2014, nell'ordinamento italiano è stata definita finalmente che cosa significa area vasta. E sono due le aree vaste. Le città metropolitane, che a maggio con l'elezione della città metropolitana del sindaco di Venezia avremo anche l'elezione della città metropolitana di Venezia, e poi le province. La domanda è, ma le aree vaste sono omogenee dal punto di vista economico e sociale? E se non lo sono? Ma guardate che danni provocheranno, Parlo per la mia provincia di Padova, noi siamo al nord della provincia di Padova, ma io con Montagnana, Monselice, Piove di Sacco, imprese, persone, informazioni, ma che cavolo c'ho da fare? Tutte le nostre imprese si relazionano con la Castellana, con la parte di Bassano, con voglio dire Montebelluna, no, è quella la nostra area. E abbiamo regole diverse, perché apparteniamo in questo momento a aree vaste diverse. E guardate che non è più sostenibile avere dei confini che non aiutano a crescere. E poi il tema dei comuni. Ma davvero possiamo pensare di tenere comuni che spendono più di burocrazia che non di servizi che danno?
e la loro dimensione. Guardate che oggi nel nuovo mondo non è che sia proprio così indifferente, perché la dimensione ti dice se puoi entrare o no in determinate porte, in determinate stanze, se puoi superare o no determinate ed affrontare determinate questioni. Sempre di più i nostri comuni rischiano di diventare delle belle proloquo, perché gli unici problemi che riescono ad affrontare sono le manifestazioni. Non è che si cresca così. Per cui noi sappiamo che come comuni dobbiamo affrontare un problema di efficienza, di economicità. Dobbiamo anche affrontare un problema di pesar di più all'interno delle grandi, dell'area vasta, no? E soprattutto sappiamo che dobbiamo affrontare un tema di generare una propria identità come territorio. Perché se tu non riesci a distinguerti nel nuovo mondo, verrai omologato e ti estinguerai. Sarai il McDonald's di turno. Per cui sia a Tokyo come a New York, come a Londra e a Roma, tu hai gli stessi panini. Ma se tu vuoi essere unico, vuoi distinguerti, occorre essere in grado di generare una identità distintiva di territorio e rispondere a domande tipo: ma che cosa c'è qui che non c'è in nessun'altra parte del mondo? Che cosa ci potrebbe essere se facciamo determinate scelte? E attenzione, sapete dal punto di vista etimologico la parola scelta? Eresia. Eresia significa scelta. Questo è il tempo dove essere eretici, dove avere il coraggio di fare certe scelte che riescono a distinguerci. Allora, velocemente, che cos'è andato in crisi? Cos'è che è andato in crisi? Sicuramente è andato in crisi come noi costruiamo valore economico, il come noi costruiamo il valore istituzionale, il valore sociale e il valore ambientale, poi tante altre cose, ma velocemente mi soffermo su queste quattro cose perché mi interessa molto affrontare questo nodo. Valore economico. Allora, sicuramente la crisi ha messo in evidenza almeno due aspetti, che la finanza così come l'abbiamo vissuta oggi non aiuta, no? Quindi nuove regole, nuove istituzioni, eccetera, ma anche un sistema economico che oggi vive, come è stato negli ultimi 10-15 anni, sulla delocalizzazione, per esempio, quello non funziona più. Però guardate che la vera dinamica su cui occorre interrogarci, ero ad ottobre e poi a novembre, a settembre e novembre, scusate, in due momenti di convegno, uno a Bologna e Parma, e uno a Milano. E con un gruppo c'era l'Università di Padova, di Trento, di Venezia, di Bologna. Allora, da una parte siamo andati a visitare un laboratorio di oltre 30 stampanti 3D. Non avevo mai viste tutte assieme, di diversa misura. E sono stato sconvolto, devo dire la verità. Allora, a parte il professor Corò, no? Miceli, alcuni economisti che cominciano a dire: ma guardate, le previsioni che si stanno facendo è che da qui al 2050 almeno il 50% della produzione di beni domestici sarà, ce li faremo in casa. E lì, in un quarto d'ora, mi hanno stampato una chicchera di caffè con il cucchiaino fatto in un certo modo, con su scritto Luciano Gallo, messo sotto la macchinetta del caffè, ho bevuto il caffè. Immaginate cosa significa se è vero che il 50% della produzione domestica ce la faremo in casa. Mi ha mostrato un filmato dell'ultima generazione di stampanti biomedicali, dove proprio costruivano da una parte, proprio lì in sala operatoria, ha ricostruito un pezzo di cranio che l'hanno sostituito durante l'operazione, e dall'altra un gran tappeto di pelle nuova.
quindi a Obara. Mi hanno portato a Prato, in un grande capannone, era di 200, insomma, era quasi 500 metri di capannone, era 10-12 metri, c'era una grande macchina che andava su e giù, c'era un ingegnere, un architetto, non so cosa fosse, un computer, e uno che buttava, penso fosse sabbia, cemento, alcuni aspetti altri chimici, in una grande betoniera. Bene, sta stampante stava stampando una casa. Stampando una casa. Tre giorni e stampa una casa di 150 metri quadrati. Ad un piano, alta 5 metri e mezzo, forme le più diverse, costo, parlava di 30.000 euro. Allora io non so. Poi mi sono spostato a Milano due mesi dopo in un altro convegno sul commercio. La previsione è che da qui al 2050 più del 50-60% dei beni saranno acquistati attraverso l'online. Allora, cosa significa questo per i nostri capannoni, per le nostre fabbriche, per le nostre piazze, per i nostri negozi? Me lo spiegate? Io non lo so. Non lo so, però so sicuramente che quando gli economisti, i sociologi mi dicevano guardate che quello che sta accadendo dopo questa crisi, quello che si sta ricostruendo è un cambio di paradigma incredibile, non è circolare la questione. Ed è paragonabile, pensate, a quando gli uomini da produttori e cacciatori sono diventati allevatori e agricoltori. È paragonabile all'introduzione della prima rivoluzione industriale. C'è un cambio micidiale da questo punto di vista. Che cosa vorrà dire lavorare e produrre nell'Alto Vicentino da qui al 2050? Cosa significa lavorare e produrre? E guardate che la crisi in questo momento la sta pagando, l'hanno pagata e la stanno pagando soprattutto i giovani. Perché la generazione dei pensionati, quelli non li ha mica toccati, la pensione non è stata toccata, i servizi sociosanitari non sono stati toccati per loro. Ma chi sta pagando in maniera incredibile sono i giovani. Non solo in termini di incertezza, ma in termini proprio di contesto di sicurezza. Non esiste al mondo, voglio dire, se dovessimo imparare dagli animali, dai topi, noi sappiamo che a morire vanno ad assaggiare il cibo, va prima l'anziano. Okay? E siamo in questo momento siamo una società al rovescio. C'è una roba che non gira, forse sta proprio perché siamo in un periodo di passaggio. Ma a livello istituzionale, cos'è che non funziona più? Non funziona più che negli ultimi 30 anni, in modo particolare, noi abbiamo visto una spesa pubblica che è aumentata in maniera incredibile, una pubblica amministrazione sempre più autoreferenziale, che si guarda l'ombelico. Costi aumentano, ma non aumentano i benefici, non aumenta il servizio. Il mio territorio è un territorio manifatturiero, 100.000 abitanti, i nostri 11 comuni, sono 13.000 imprese, 60% sono fabbriche. Non passa settimana, non passa incontro, e siamo amici, voglio dire, con gli imprenditori, ma proprio perché si lavora assieme, ma mi dico un direttore, guarda che il nostro peggior nemico in questo momento è lo Stato. Ma che cavolo, ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Possiamo dire che non funzioniamo più come istituzione? Che non possiamo più permetterci sta roba qua? Che non serviamo più alla crescita? Per cui la prima domanda che come istituzioni ogni giorno dobbiamo porci è ma questa scelta che sto facendo, o questa roba che sto facendo, serve o no alla crescita? Alla crescita, in quel senso che dicevo prima, chiaramente, ma devo pormela sta domanda qua. Non posso più permettermi di continuare a chiedere dei soldi per poi dare degli output che non sono adeguati. È diventata una macchina incredibile che serve solo per raccogliere soldi per pagare sta macchina che gira a vuoto. Adesso voglio dire estendo, ma
quel modello lì, quel modello che funziona per politiche settoriali, per cui se tu devi costruire, che ne so, se hai un tema, vai da quelli di servizi sociali, ma ti dico, ma guarda che, no, devi andare dall'altra parte e ognuno non sa che cosa succede dall'altra parte, e se questo succede nei nostri comuni, più saliamo, è una roba sempre, cioè si è persa di vista l'obiettivo finale, la persona e l'impresa, e uno dice, ma aspetta un secondo, allora sto modello gerarchico funzionale non funziona più, improntato sia sulle politiche settoriali, è improntato anche sui modelli gerarchici, non funziona più, non riesce più a produrre valore, un valore utile. Certo, oggi si dice che anche noi come istituzioni dobbiamo passare verso modelli collaborativi e a rete. Ma andare a dire costruiamo un modello collaborativo e a rete, questo cosa significa? Questa è una scommessa forte, Questa è una scommessa forte perché è un problema non soltanto di un rapporto tra comuni o tra enti pubblici, ma pubblico e privato e comunità, ma è un problema poi anche della gestione interna, di organizzazione interna. Quando voi andate adesso a costruire l'unione, no, di montagna dove ci siete, eccetera, ma cosa significa mettere in pista una PA collaborativa in rete? Cosa significa? Possiamo dire che è andato in crisi il welfare state? Fine, stop, non è più sostenibile, non ci sono più risorse, fine, quella roba là mettiamoci la croce sopra, e più tempo ci impieghiamo a prendere consapevolezza, peggio è, perché facciamo patire, come ripeto prima, soprattutto i giovani. Il modello del welfare state, che poi negli ultimi dal 90 in poi è diventato un welfare community, ha permesso a moltissimi di noi, anche quelli che non erano nati con la camicia, in qualche modo di avere delle grandi opportunità di crescita. Ma guardate che se non ci spostiamo velocemente verso un nuovo modello più sostenibile, che dia nuove opportunità, davvero solo chi ha la camicia avrà l'opportunità di crescere e tutti gli altri rimarranno al palo. Perché in questo momento la gran parte delle risorse oggi, anche che noi diamo come istituzioni, sono risorse con la logica assistenzialistica. E guarda caso, se facciamo anche il conteggio di quanti soldi mettiamo nel sociale e entriamo nei contenuti, la gran parte di questa è fatta di burocrazia. Sui 100 euro per distribuirne 20, no, ci mettiamo 80 di tempo ad andare a scarabocchiare pratiche, a vedere che cavolo a chi tocca con sto ISA a prendere quei 20. E ne spendiamo 80 su 100 che abbiamo raccolto di tasse. Ma possiamo dire che c'è qualcosa che non gira o no? E quanto ci impieghiamo prima a dire oh, sto meccanismo non funziona più? E non è sufficiente oggi andare a dire dobbiamo trovare un modello nel welfare pubblico-privato, non è più sufficiente. Cosa significa innescare dei processi di welfare generativo? Quali sono le condizioni? Che significato ha e che condizioni ha? Come facciamo oggi a dire che non è più sufficiente raccogliere e distribuire? Ma come rigenerare e restituire? Come passare da un concetto di individuo dove uno dice sì sì, io so, prendo i soldi, pago la bolletta, non ce li ho i soldi, vado in comune, mi prendo i soldi, punto e stop. No, me lo sono fatto per me. Questo è quello che facciamo oggi. Come passare dall'individuo alla persona, sapendo che la persona è relazione? Per cui se ho ricevuto una roba, io devo anche porre il problema di restituire qualcos'altro. E questo è un tema fortissimo, Poi possiamo dire che il valore ambientale, oggi con tutto quello che abbiamo costruito negli ultimi 20, 30 anni, l'uso dell'energia, metteteci tutto che il cavolo che volete, ma oggi dobbiamo porci il problema di dire ma come si abiterà da qui al 2050 nell'Alto Vicentino? Come faremo le case? Come le faremo queste case, queste fabbriche? Come costruiremo, come rigenereremo i nostri luoghi pubblici? Cosa vuol dire costruire una casa passiva?
ho una fabbrica con impronta ambientale. No, sono tutti temi che sono potenti dal punto di vista dell'abitare e del vivere in un contesto, no, urbano. Allora, una se che vorrei porvi è proprio questa. Ma allora, se sta roba non funziona più, se quel modello non funziona più, e abbiamo anche preso consapevolezza che prima ci spostiamo, prima meglio facciamo, perché prima riusciamo a prendere quell'energia della transizione che dicevo prima, ecco, ma una prima condizione è: ma come faccio io a generare un nuovo valore? Perché diceva bene il sindaco Marco anche prima, guardate che il contesto territoriale del Campo San Pierese rispetto al vostro, certo siamo molto simili, ma dovremmo costruire due identità distintive diverse che dialogano, ma faremo due robe diverse, perché se le facciamo uguali non funziona sta roba qua, non funziona. Per cui, come generare nuovo valore in grado di istituire qualcosa di nuovo, di fare rischiare qualcosa di nuovo, cioè in grado di essere eccedente. Non a caso uso il tema, mi sentite parlare poco di consumo, mi sentite parlare invece di generativo, mi sentite parlare di eccedenza. No, ecco, perché oggi se vogliamo transitare e cominciare a fare dei passi verso dei nuovi percorsi, verso un nuovo modello di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di rompere da una parte, svuotare, togliere, lasciare l'essenziale e da lì ripartire. Allora, nella nostra esperienza, questa è la nostra esperienza, però credo che questo si può essere d'aiuto. Noi sappiamo che quando ci sono queste tre condizioni insieme, ci sono le condizioni per poter generare qualcosa di nuovo, per poter costruire un'identità territoriale distintiva, per riuscire ad avere, costruire una visione e delle azioni che le realizza. Allora, le tre condizioni sono: uno, il valore è tutto ciò che è condiviso. E guardate che condiviso sono tre robe: bisogna condividere relazioni, condividere una terra, un territorio, condividere delle conoscenze. Però valore è tutto ciò che è condiviso. Quando noi condividiamo relazioni, terra, conoscenze, questo è un primo punto. Poi, questa alleanza deve riuscire a dare senso alle cose che si fanno. Dare senso. Non si possono più fare le cose perché abbiamo sempre fatte così. Noi abbiamo bisogno di dare senso, significato, perché il terzo è proprio riuscire a collegare il significato con l'azione, con la funzione. Il dire e il fare. Allora, lasciate che entri un po' di più sul concreto su queste tre dimensioni, quindi sia sulla dimensione territoriale, relazionale e cognitiva, soprattutto le prime due. Costruire un'alleanza, volete costruire un'unione? Guardate se, che se tra quei sindaci non scatta un'alleanza, lì non andrete da nessuna parte. E non è sufficiente una alleanza, dovremmo costruire più alleanze, perché va costruita all'interno del mondo istituzionale, tra politica, tra funzionari, tra personale, ma va costruita all'interno anche del sistema territoriale. Quindi un'alleanza con il mercato e la comunità. Alleanza ha un nome potente, ha delle precise vibrazioni l'alleanza, non è una roba di astratta, non è uno statuto, non è un contratto, una convenzione. Questo però ci porta anche a dire: guarda, che è finita l'era, quella dicevo dell'io, no? Quella prima dicevo dell'individuo. Gran parte anche della nostra normativa è proprio improntata sull'idea dell'io, dell'individuo come cittadino, ma individuo che riceve delle cose e le usa. Ecco, in questo contesto dell'alleanza invece l'era dell'io è terminata,
inizia l'era del noi condiviso, cioè del noi, tra l'altro, che noi in dialetto potremmo dire del noi altri, un noi che scambia a sua volta con altri. Però un noi che cosa significa? Il concetto è relazionale, è il passaggio dall'individuo alla persona. La persona è tale nella misura in cui è capace di relazionare. Sapete, in questo concetto di persona, la persona si definisce dentro tre grandi scenari, qui semplifico, Tu sei, io sono ciò che faccio, ciò che materialmente faccio, io sono le relazioni che vivo, io sono il futuro che ho dentro la mia testa. Io sono le relazioni che vivo. Questo è il concetto di persona. La persona è relazionale ed è la capacità di costruire relazioni, alleanze. Se tra quei, non so quanti siete in comunità, in Unione di Montagna. La nostra sette. Ecco, se tra voi sette sindaci non scatta l'alleanza, indipendentemente dall'ideologia, per cui se tra voi sindaci il contesto relazionale di fiducia, che poi lo toccheremo il tema dell'alleanza, e l'interesse del territorio, della terra, non diventa più importante della vostra ideologia, lì non scatta nulla. E questo vale anche per tutti gli altri. Allora, provo a mettere giù sei elementi per misurare l'alleanza, per capire se si è sulla strada giusta, se si sta sul serio costruendo l'alleanza. Il primo elemento è la fiducia. Il vostro stare insieme è in grado di generare fiducia. Perché se non crea fiducia, se ognuno viene lì e dice a me cosa me ne torna, cioè rimane nell'individuo, nell'io, siete morti, non va da nessuna parte, nessuno. Okay, questo non è più il tempo dell'io. L'io, no, non prendetemelo come slogan, per cortesia, prendetemelo proprio come invece percorso culturale, mentale, personale. Oggi abbiamo bisogno di risorse umane che sono capaci di relazionarsi, che sono persone. E lo spessore della persona è la sua capacità di costruire relazioni. Per cui la logica l'altro a mia disposizione non funziona, non funziona, lo so che è durissima sta roba qua. Ma questo significa, volete dirla, buttare a volte il cuore al di là dell'ostacolo? Va bene, mettetela così. Però in realtà significa anche la consapevolezza che insieme possiamo costruire delle cose che alla fine porta valore a tutti. Porta valore a tutti. Ecco, l'alleanza, per generare fiducia, però ha anche due condizioni. Uno, ci deve essere qualcuno che in qualche modo se ne prenda cura. Ci deve essere un presidente dell'Unione che ha come compito principale quella di prendersi anche cura delle relazioni. Perché i conflitti ci sono, a volte si devono anche creare i conflitti, però i conflitti vanno governati. E l'alleanza deve essere coltivata, non è una roba morta, è una pianta che cresce, che si sviluppa, è più potente, più forte diventa, più peso acquista, più spessore, più visibilità e più capacità di generare energia contagiosa. Perché l'alleanza, quando entra nei contesti che riesce a generare energia, costringe tutti gli altri, li costringe a sua volta ad allearsi tra di loro. Cioè l'individuo non entra, non riesce a dialogare con un'alleanza. O l'individuo diventa persona ed è capace di costruire relazioni, allora ci contaminiamo in maniera forte, reciproca. Secondo, l'alleanza attiva energia e collega mondi. Un'alleanza che è chiusa in se stessa, che è autoreferenziale, non funziona, non gira. È un'alleanza di questo tipo, la misuri nella capacità di fare ulteriori alleanze, di entrare di allargare la rete, ok? Di potenziare i flussi. Lì misuri la potenzialità di un'alleanza. E che parte? Vedete, dal collegare questi tre grandi mondi del sistema territoriale, Stato, mercato e comunità. Voi avete un tavolo, come ce l'abbiamo noi, l'IPA, Intesa Programmatica d'Area. È nata vecchia, oggi è vecchia.
dobbiamo cambiargli nome, ma non perché sia il nome che la definisce e basta, ma perché lì dentro c'è la cultura della legge 13, per cui ti trovi una o due volte all'anno solo per decidere quale dei comuni deve mettere a posto la muretta del cimitero. Ma capite che roba? Perché devi chiamare il sistema delle imprese, della comunità, per decidere se devi mettere a posto la muretta del cimitero? Ma non stare in cielo in terra, è una roba del genere. Però è responsabilità nostra per risolvere, il vero cavolo, in un'alleanza territoriale per la crescita. No intesa programmatica d'area, che non vuol dire più niente, ma quell'intesa deve diventare un'alleanza, fiducia, deve diventare di un territorio, una terra che ha dei confini, che si capisce chi è, che ha la sua identità, che è finalizzata non per un bando, ma per la crescita, per la crescita. Se l'hai fatto, poi ci torneremo sul confine, però l'alleanza definisce automaticamente un confine, confine di un territorio, e quando metti una linea, un confine, vuol dire che c'è un dentro e c'è un fuori. C'è un dentro che deve essere ben organizzato, e più organizzato è, più in sintonia è, più forte è, e più è capace di scambiare, perché le alleanze sono fatte per scambiare, non sono fatte per essere autoreferenziali. Le alleanze sono multiple e multilivello, mi spiego, questa è una parola difficile che oggi l'Europa chiede, multiple e multilivello. Nel nuovo mondo, lo vedremo poi nei confini in modo chiaro, ma lo dico sin da ora, nel nuovo mondo il territorio a geometrie variabili, le alleanze a geometrie variabili non funzionano più. Ok? Cosa significa geometrie variabili? Quando tu hai deciso un'alleanza e questa alleanza ha definito un confine, la logica è la matrioska, non le geometrie variabili. Non funziona che due comuni poi fanno parte del distretto polizia locale di qua, altri due comuni fanno i rifiuti di là, quegli altri tre appartengono ai sociali di qua, e magari uno si inventa e dice: ma io faccio la protezione civile dall'altra parte. Non funziona, quella non è un'alleanza, è un'armata branca leone, funzionava nel vecchio modello. Nel nuovo modello le alleanze sono multiple, multilivello, ok, capaci quindi di dialogare anche con livelli inferiori o superiori, ma sono alleanze solide, solide. C'è una matriosca che può contenerle, ma loro non si spaccano. Perché questo? Perché quando ti separi tu non hai più la visione del singolo, perdi la visione di 360 gradi sulle politiche del territorio, le perdi, non ce ne hai più, non ce ne hai più. Ma ti schiacciano nel vecchio mondo delle politiche di settore. Come se le persone potessero stare, no, la sanità da una parte, il sociale dall'altra, la sicurezza dall'altra, e i rifiuti dall'altra. Ma com'è? Ma cos'è sta roba? Su questo ci tornerò, perché questa è la nostra più grande fatica, quella. E chiaramente l'obiettivo dell'alleanza è la produzione di nuovo valore, non il consumo. Vabbè, non abbiamo il tempo di passare nel dire che questo, anche il consumare è importante, non lo sto denigrando, perché è un modo per cui noi capiamo anche chi siamo e tutta una serie di robe. Però il consumare nell'evoluzione, nell'ultimo periodo del vecchio mondo è diventato consumismo, per cui noi abbiamo cominciato a consumare una marea di valore. Oggi è insostenibile sta roba. Questo è un tempo invece, siccome dobbiamo crearlo, questo nuovo mondo, questo è il tempo di generare, quindi è un altro passaggio. E l'ultimo è che qualsiasi alleanza, proprio perché è eccedente, è generativa, fa dei pezzi di strada nuova che nessuno mai ha percorso, perché l'identità distintiva di questo territorio è unico, eccetera, eccetera, ma l'alleanza deve essere misurata, cioè deve esserci un modo per misurare la sua utilità, deve esserci e darci degli strumenti per capire: ma questi tre passi che abbiamo fatto sono utili o non utili alla crescita?
perché se non siamo in grado di rispondere a queste semplici domande, guardate, non riusciremo mai ad allargare il consenso, no? A far capire, conoscere, ad entrare in questo modello culturale e quindi riuscire a spostare concretamente e orientare verso scelte importanti. Allora, seconda cosa da condividere è il territorio. Cioè, se tu generi un valore in un'alleanza, perché questo possa durare nel tempo e trasformarsi in una vera e propria azione, deve consolidarsi in un territorio, deve andare giù, 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 in una terra, in un territorio, perché solo lì quel valore può sedimentarsi e vivere. E il compito dell'istituzione è proprio creare un territorio per stabilizzare ciò che è instabile, vedete, per far permanere ciò che invece è mobile. Che cosa significa territorio? Anche qui lasciate una definizione che in qualche modo, qui ce ne sono tante, ma io la do questa. Guardate, quando parlo di ambiente intendo gli aspetti chimici, terra, acqua, sole, vento, gli aspetti chimici, ambiente, quello dove l'uomo non ha inciso niente. Quando parliamo di territorio sono le regole, le regole le mettiamo noi, sono i regolamenti edilizi, sono i regolamenti di polizia rurale, sono le regole che mettiamo noi, l'urbanistica, no? Il piano di zona, sono le nostre regole. Regole che vengono calate in un territorio, lo modellano e lo fanno diventare un paesaggio che nel tempo assume determinate forme, perché diventa palazzi, diventa le ville venete, il graticolato romano, diventa casa capannone, diventano piazze, diventa sta roba. Quindi quando parlo di territorio intendo delle regole all'interno di una geometria, di un confine. Allora, la crescita ha bisogno di un territorio che produca confini. La crescita ha bisogno di un territorio che produca dei confini. Confini per avere, da una parte per avere qualcosa da offrire al mondo, perché il confine serve per definire qualcosa per poi allearsi e offrire qualcosa, ma anche per attrarre. Confine non nella dicitura di limes, di frontiera rigida, alzo mura dal profondo della terra sino alla punta del cielo. No, non quella, non è quello il confine di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno invece di confine che sono più soglie. Soglie, sono passaggi, okay? Quelli che ci permettono di chiudere quel tanto per costruire una nostra identità, ma che ci permetta di essere forti nello scambiare. Nello scambiare, per essere aperti. Per stare al mondo occorre chiudere quel tanto che è necessario per essere veramente aperti. Questo è il confine di cui abbiamo bisogno. E dall'altra parte, per crescere abbiamo bisogno di regole, di limiti. Quindi limiti e confini per crescere. Abbiamo bisogno di limiti, di regole che permettono non tanto, voglio dire, di negare, ma se l'Alto Vicentino vuol diventare un territorio sostenibile, lo vuole dire al mondo, perché ritiene che la sostenibilità delle sue aziende, della sua casa, del suo territorio sia un elemento distintivo fortissimo, deve mettere le regole perché questo accada. Regole per crescere, è come un figlio, no? Voglio dire, a un figlio tu gli dai delle regole, ma perché cresca, non per castrarlo. Stessa roba. Quindi il grande problema è che noi, mi metto dentro anch'io oggi, facciamo una fatica boia di trovare le regole per crescere, perché non sappiamo mica ancora costruire la visione. Ma non solo, nel contesto di prima, la visione non può essere costruita da Sant'Orso. Perché è piccolo Sant'Orso per costruire una visione che sia capace di far crescere un territorio. Ci deve essere un confine adeguato,
Questo confine deve toccare l'omogeneità, l'abbiamo visto dall'inizio, perché se mette insieme territori non omogenei è un casino, perché all'interno dei confini metti regole, che però deve essere sufficientemente adeguato per costruire un'identità, per riuscire a costruire delle regole, perché poi questo ti permette di scambiare, di essere un territorio competitivo e ti permette di scambiare, fare alleanze ulteriori e affrontare in maniera diversa con la logica della matriosca le dinamiche. Quindi, non ho bisogno di limiti che negano, ma ho bisogno di limiti che diano senso alla mia visione. Ho bisogno di limiti che migliorano la qualità del territorio dove svolgiamo la vita e le nostre attività. Allora, su questo, fatta tutta sto ragionamento, questo è l'articolo 2 del nostro statuto, della nostra unione, costruito fine del 2010, dopo 6 mesi di discussione degli 11 sindaci, più il gruppo che ha lavorato sullo statuto. Ve lo leggo. Quindi i comuni si associano per generare attraverso servizi e politiche pubbliche adeguate un ambiente favorevole alla crescita, un ambiente che permetta al cittadino di essere attivo nel perseguire le proprie aspirazioni e il proprio progetto di vita. Oggi lo cambierei ancora, è un pochettino, però sentite che non è una roba usuale, non è un linguaggio, voglio dire, amministrativo. E l'anno scorso i sindaci mi hanno dato questi obiettivi in questo momento. La missione per cui loro stanno insieme, le motivazioni per cui stanno insieme sono essenzialmente due: per governare le funzioni amministrative, quello che è previsto la legge, no? La legge dalla 78, DL 78 in poi ha definito le funzioni fondamentali dei comuni, ha detto anche che cosa noi potremmo fare con una serie di altre leggi che non sono funzioni fondamentali, però insomma sono cose che possiamo fare come unione e come comuni. Però qui ci sta, voglio dire, la vera nostra missione, quella fissata dalla legge. Però i sindaci dicono: no, no, ma in questo nuovo mondo noi stiamo insieme anche per creare crescita. La nostra azione collaborativa vogliamo che sia orientata anche a creare le condizioni per la crescita, a creare crescita. Per cui questi sono i 5 obiettivi riguardo le funzioni. Si sta insieme per costare di meno. Costare di meno perché per pagare meno tasse. Da altre parti hanno detto: noi vogliamo costare di meno perché vogliamo fare delle cose che finora non abbiamo mai fatto. Va bene, scelta politica. Personalmente credo che un ragionamento forte dobbiamo porcelo sul tema di come istituzioni quanto spazio occupiamo all'interno del territorio, ma insomma questo è un altro aspetto. Un secondo obiettivo è funzionare bene, cioè il tema della produttività, secco. Il terzo è funzionare meglio, la qualità dei servizi, ma anche in modo particolare quei servizi che vanno dritti a dritti sull'aiutare la crescita. Il quinto è investire di più, quarto è investire di più, perché guardate, nel 2008, tutti gli anni, negli ultimi 20 anni fino al 2008, i nostri 11 comuni tutti gli anni investivano 28-30 milioni di euro, tutti gli anni, boom, 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 riuscivamo ad investire dai 28-27-30 milioni di euro. Dal 2009 in poi una deblacca. 2012, 2013, 2014, i consuntivi che si stanno chiudendo ora, non arriveremo ai 9 milioni di euro.
con 9 milioni di euro su 100.000 abitanti non riusciamo nemmeno a chiudere le buche delle strade. Cambiare è un problema serio, quello degli investimenti pubblici è un tema potente, serio. E poi il tema della fiducia, perché tu puoi fare le cose più belle di sta terra, ma se si rompe il rapporto di fiducia tra cittadino e istituzione, per istituzione intendo sia la politica e sia l'amministrazione, quelli sono fatti seri, no? Però di qua sono tre essenzialmente i grandi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di insieme per contare di più, per costruire un proprio spazio di posizione nell'area vasta. Qui non ci sono mica soldi, no? Ci sono mica tante regole, qui significa quando c'è un problema di ospedale riuscire a battere un pugno potente sul tavolo e spostare delle scelte, quando c'è affrontare problemi di mobilità, di viabilità, di servizi più in generale, c'è il fatto di dire ci sono state le elezioni del consorzio ed era importante che andasse un nostro uomo come presidente, c'è delle acque risorgive, c'era la provincia ed era importante che ci fosse una squadra nostra, no? All'interno tra presidenza e vicepresidenza, insomma queste robe qua, c'era la società da cambiare di Etra ed era importante che il presidente fosse uno del territorio, no? Ecco, questo vuol dire pesare di più. Secondo obiettivo è generare identità distintiva di territorio, bisogna costruirla, proprio costruirla e dire al mondo che cosa sei, che valore porti, perché sarebbe importante scambiare. E terzo, essere protagonisti delle politiche di programmazione. Se avete già fatto l'incontro sull'Europa 2020, è partito il treno da Bruxelles. Fondo Sociale Europeo, se approvano il bilancio di regione, sono già 56 milioni pronti per essere spesi, sono 2 miliardi e mezzo pronti lì su tre fondi, sappiamo che c'è la cooperazione territoriale che ancora è importante, sono già partite le prime call, sappiamo che ci sono tutti gli scenari del PON, no? Che da lì penso dal prossimo anno in poi arriveranno, sappiamo che ci sono una serie di treni. Ma sappiamo anche per riuscire a comprare quel biglietto e salirci sopra, se non hai un progetto di territorio, se non hai una visione di territorio e se non sei capace di costruire un'alleanza e se non hai un parco progetti, tu su quei tre non ci salirai mai, oppure ci salirai insieme per quattro cagate, no, che poi alla fine non ti cambia la vita. Bene, allora, primo, che cosa significa insieme per costare di meno? Significa che quando cominci a fare un'unione e metti delle funzioni assieme, queste funzioni alla fine dell'anno quando tiri la riga devi spendere di meno. Questo significa. E se non sei riuscito a fare questo hai fatto una baracca, un baraccone. È facile costruire un baraccone? Sì, è molto facile costruire un baraccone. È molto facile perché significa che se alla fine ti costa di più, hai usato i soldi che i cittadini ti hanno dato come tasse per creare burocrazia. Non per far diventare servizio sta roba. Quindi non è facile affrontare sta cosa, sapendo che tra l'altro il dato va letto nel consolidato, questo è vero, perché quando si decide di allearsi, si decide di contaminarsi, quindi significa che questi sette comuni, in qualche modo, la lettura della loro collaborazione va letta con i sette bilanci assieme, quindi come dato consolidato, perché se un comune va bene, in qualche modo contagia anche gli altri, se un comune va da schifo, guardate che quel tumore non rimane solo lì, quel tumore si allarga. Quindi c'è una corresponsabilità su certi obiettivi. Per cui quando noi diciamo obiettivo meno 2% di spesa corrente, poi deve essere un obiettivo condiviso e dove tutti puntano su quell'obiettivo là. Da noi
vuol dire anche più spazio all'amministrazione condivisa. Lo dicevo prima, questa è una scelta che va discussa, ragionata, ma guardate che molte cose oggi lo Stato, questo passaggio tra, non so come definirlo, no? Ma tra distribuire risorse e distribuirle con giustizia, ecco, lasciatemi, è una gran confusione, perché questo passaggio, arrivare a dire le distribuisco con giustizia, ha burocratizzato i nostri uffici in una maniera incredibile. L'esempio ve l'ho fatto anche prima, ma oggi, se dobbiamo dare un contributo a una persona, oltre al fatto che questo è un contributo di tipo assistenzialistico, no? Ma per dare quel contributo spendiamo in media 5 volte tanto il contributo stesso che diamo, solo per le carte che giriamo e le persone che ci mettono lì a girare carte per capire chi ha diritto tra 300 domande che sono state fatte. Possiamo dire che sta roba non funziona. Per cui, per assurdo, ci sono dei temi, ci sono degli ambiti dove tu riesci a creare maggior giustizia, per assurdo, fuori dalla struttura burocratica del comune. La uso con delicatezza e con grande prudenza sta roba, però guardate che nella nostra esperienza noi stiamo vivendo questo in termini di efficacia di alcune politiche. Per questo il tema della condivisione, per questo non Stato, mercato e comunità devono costruire alleanze diverse. In termini concreti, in questo momento, nel 2014, questo è il consolidato 2014, abbiamo 381 euro per abitante, è circa il 55% in meno della spesa dei comuni italiani ed il 40% in meno della spesa dei comuni veneti. In 10 anni la spesa insieme, quindi compresa l'Unione, l'abbiamo ridotta del 12% ed è tutta andata a riduzione di tasse. In questo momento 12% significa sono circa 700.000 euro all'anno di economie di scala sulla gestione corrente, che sono diventati 700.000 euro in meno di tasse. L'idea è che vuoi ridurre le tasse, non hai altra scelta che non ridurre la spesa corrente. La spesa corrente la puoi ridurre in due modi principalmente, parlo per noi come direttiva. Uno, riqualificando la spesa, no? Cercando di tagliare le cose inutili, tema della produttività e quindi anche della semplificazione e trasparenza, e questo è un aspetto, senza andare a toccare la qualità dei servizi possibilmente, ma dall'altra noi sappiamo che abbiamo ridotto la spesa anche collaborando con altri sistemi del mercato e della comunità, quindi buttando fuori alcune cose, facendole fare ad altri dentro delle regole condivise. Faccio un esempio: 11 comuni, 3 comuni non fanno più il trasporto scolastico. Abbiamo aiutato gruppi di genitori ad organizzarsi con delle associazioni e guarda caso alla fine spendono anche di meno, ma lasciamo perdere. No, però di fatto è così, tanto per capire cosa faccio una piccola. Funzionare meglio per qualificare gli interventi e orientare le aspettative. Ho preso le 5 funzioni principali dei nostri comuni, quindi anche nei vostri comuni, queste sono le 5 funzioni dove spendiamo di più. Sull'istruzione pubblica, dal 2010 al 2013, il 2014 non riesco ancora ad averlo in termini di politiche, perché devono ancora ad approvare i consuntivi alcuni comuni. Ma lì abbiamo tagliato 6,7 euro, soprattutto sui servizi, non sui progetti didattici, ecco, ma abbiamo tagliato sui servizi, come vi dicevo prima. Sul sociale, anche qui meno 6 euro, questo è un gran casino, questo è un gran casino, questo è proprio insostenibile, ma insostenibile
proprio anche dal punto di vista del paradigma, come dicevo prima, cioè noi siamo ancora rinchiodati. Vengo da stamattina, abbiamo fatto un convegno proprio sul welfare generativo, Fondazione Zancan, cioè assieme agli assessori, gli operatori, i sindaci, eccetera, ma cioè, questa è una grande tribolazione. E tenete conto che per noi, per esempio, tra questo e questo, si giocano dinamiche come asili nido, scuole materne, su 11 comuni, parlo solo delle scuole materne perché gli asili nido hanno numeri un po' diversi ed è più facile governarli, li stiamo anche lì un po' alla volta transitando, ma è complicato. Ma abbiamo su 11 comuni 38 scuole materne, 36 sono parrocchiali e 2 sono statali, comunali zero. E delle 36 parrocchiali stanno saltando tutti come birilli, se ne salveranno 5-6 come numero, tutti gli altri non sta reggendo. Però è vero, ma voi pensate forse che siamo in grado di pigliarci di noi? Il rapporto è 5-1, a parte il tema assunzioni, non voglio neanche entrare su questa roba qua, ma come riuscire a transitare da un campanile, da una chiesa che ormai suore non ce ne sono più, i preti stanno facendo le unioni perché non ce ne sono più neanche lì, e quelli che ci sono dicono: io mica ho fatto il prete per pigliarmi la denuncia sull'adeguamento, no, l'adeguamento degli spazi perché il dipendente l'ho licenziato, non ce la faccio, cioè, non le voglio proprio sapere tutta sta roba, ma chi me la fa fare? Ecco, ma come transitare da un campanile che non regge più, no, ad un nuovo modello dove la comunità comunque rimane centrale? Perché, ma penso anche da voi, voglio dire, il nostro modello di sistema territoriale non è né quello emiliano, dove hai stato il mercato, né quello più o meno, no, campano o siciliano, dove hai stato e un po' di mercato, ma da noi c'è stato mercato e comunità. Viabilità e trasporti, va bene, ma è dura, ma come tutti, settore sportivo e poi polizia locale. Allora, funzionare per essere più produttivi, e qui il grande tema è riuscire a riorganizzare i servizi quando fai l'unione, perché tu devi essere un po' più produttivo. Come misurare la produttività? La produttività è quanto valore produce un'ora di lavoro. Quanto valore produce un'ora di lavoro? Come misuro un'ora di lavoro, il valore che produce? Allora magari uno dice, vabbè, provo a trovare due indicatori, uno è quante persone servi, no, come indicatore, e magari anche l'altro quanto budget governi. Ecco. Sotto queste due indicazioni abbiamo aumentato il livello di produttività del 5% in 10 anni. E comunque tenete conto che anche qui sul personale, no, non è così semplice, dobbiamo prendere atto della fatica che stiamo facendo come comuni e come istituzione pubblica a transitare verso questo nuovo modello anche dal punto di vista istituzionale, no? Questo stato collaborativo in rete. 321 dipendenti nei 11 comuni più la federazione, 100.000 abitanti, quindi il rapporto è 1 a 312, abbiamo 321 dipendenti. Pensate, su 321 dipendenti la media di età in questo momento è 48,5, l'EPO ha superato i 52 anni d'età, 30 anni compresi, sotto ho 7 persone, solo 7 persone che hanno dai 30 anni compresi in giù. Perché dico questi dati? Perché se è indispensabile quando costruisci un'unione pensare a riorganizzare, però dobbiamo fare i conti con le persone che sono tra l'altro la risorsa numero uno che un'organizzazione ha. Però questa è una sfida mica da poco, va guardata dritta in faccia, va creata anche qui, ma insomma va improvvisata questa roba e deve essere governata con le persone. Per cui indubbiamente c'è una formazione sul sapere, sul conoscere le regole, gli aggiornamenti, le leggi che giorno dopo giorno cambiano. Sicuramente c'è una formazione di mestiere sul fare,
ma guardate che c'è una formazione sull'essere, sulle dinamiche relazionali, sulle motivazioni, su governare anche i conflitti e le frustrazioni, che non è indifferente. Passarci sopra significa fallire. Da 11 comandanti di polizia locale, uno, provate a immaginare, da 11 responsabili dell'ufficio del personale, uno ce ne salta fuori. Chiaro, cioè, penso che è chiara la percezione di governare una roba del genere, però occorre farla, eh? E occorre farla con i passi giusti, con i tempi giusti. Funzionare meglio per essere utili alla crescita. Tanto per dire sulla polizia locale, so che voi avete il consorzio, ma insomma per me, voglio dire, lo dico solo come metodo, perché quando si trasferisce una funzione è indispensabile andare a dire oggi come sono, che visione ho, che progetto mi pongo, che programma metto in pista e che monitoraggio faccio e che cosa sta succedendo. Ecco, allora non so, da noi prima dell'Unione 35, vabbè adesso 44, ma l'orario di servizio, pensate, era principalmente alle 7:30 del mattino, all'1:30 del pomeriggio, mai sabato e domenica. Adesso invece è dalle 7:30 alle 19:30, tutti i giorni compreso sabato e domenica, e venerdì, sabato e domenica sino a 1 di notte. Quindi col terzo turno. Come attività, quando eravamo divisi, era 62% polizia locale e 38% ufficio. Adesso invece 35% strada, sicurezza urbana 37%, la centrale operativa l'8% e l'ufficio l'8%. Progetti, attrezzature e contributi, insomma, quindi progettualità. Però il dato più importante per noi è la misurazione dell'efficacia sulla sicurezza, perché poi quando si diceva no, tu fai alleanze anche dal punto di vista organizzativo, ma poi per essere forti e collaborare, quindi la sinergia con le altre forze dell'ordine per esempio è un passaggio strategico da questo punto di vista, non si allea per restare isolato, per cui reati ogni 1000 abitanti da 22 nel 2004 a 15,5 ogni 1000 abitanti nel 31/12/2014, vedete, quindi riduzione del 30%, e in modo particolare quelli in abitazione, che per noi era, ecco, tenete conto che questi due dati sono nettamente in controtendenza rispetto ai dati del Veneto e della provincia di Padova, e tenete conto anche che il nostro territorio, come vi dicevo, è tra i territori più ricchi, vocazione manifatturiera, tensioni elevatissime perché abbiamo 18% di stranieri, con una perdita dal 2008, dall'inizio della crisi, al 2014 del 30% del PIL. È il territorio con il più alto disagio sociale dal punto di vista psicologico, più alto numero di suicidi tra imprenditori ed addetti e più alto numero di persone sotto cura come disagio psicologico per stress da lavoro. Quindi so cosa parlo e so cosa significa portare a casa sta roba qua. Incidenti stradali, qui stiamo facendo un po' più fatica, devo dire la verità, perché al di là di questo meno 24, negli ultimi 6 mesi ci sia stata un'impennata incredibile, in modo particolare su una regionale 68, e però insomma abbiamo una riduzione del danno sociale importante. Sul SUAP anche qui dei lavori importanti, e anche sulle fatture, per oggi i nostri enti, 11 comuni, la media anche sui lavori pubblici è 30-31 giorni, questa è la nostra media, indipendentemente dal fatto che la regione o lo Stato magari non ci dia i soldi o ce li dia fra un tot di mesi. E il SUAP, una variante urbanistica pesante, magari un ampliamento in zone improprie, eccetera, dove prima ci impiegavamo un anno, adesso entro i 90 giorni riusciamo a dare risposta. A me sembra insomma un risultato interessante. Dal punto di vista degli investimenti invece è un casino, è un dramma. Per noi questa è l'indicazione numero uno, non è più sostenibile un trend di questo genere.
dobbiamo assolutamente reinvertire la rotta, perché altrimenti non sono tutte chiacchiere dopo il resto, eh. Questo diventa la priorità numero uno. Pur sapendo che come intesa programmatica, quindi su quell'altro fronte, negli ultimi anni l'ho portata a casa. Qui dal 2010 al 2014 in realtà sono 15 milioni di euro. Noi li abbiamo usati il 90% per costruire, noi la chiamiamo la metropolitana del benessere, quindi c'è tutto un progetto particolare sul turismo sostenibile e responsabile. Ma ecco, aumentare la fiducia, che era quell'altro obiettivo, perché questo? Perché ogni anno facciamo 1300 questionari a 1300 persone che vanno dai 16 anni sino ai 65 anni, quindi la popolazione attiva, diciamo noi, no? Quelli e per capire, ci sono tante domande, per dire che cosa sta saltando fuori. Nel 2014, questo l'abbiamo fatto a giugno-luglio 2014, però salta fuori che le prime principali tre paure dei nostri cittadini sono la paura di non trovare lavoro, di restare al palo, e purtroppo i dati sulla disoccupazione sono che negli ultimi 5 anni abbiamo, in questo momento abbiamo intorno al 4.5 di disoccupazione, ma abbiamo perso 3 punti, 2.5, avevamo sempre 2, 1.5, 2, cioè non avevamo disoccupazione, però abbiamo recuperato 3 punti, pensate alla disoccupazione dai 50 ai 65 anni, e abbiamo perso 2.5 punti nei giovani. Cioè le migliori forze le lasciamo al palo, sono un casino. Quindi la prima paura è non trovare lavoro, la seconda paura è rimanere soli, e da qui abbiamo visto negli ultimi anni come sempre meno persone si iscrivono ad associazioni, insomma sono sempre belle, corpose, numerose, però c'è un calo. Come dire, io le relazioni le costruisco nel sistema virtuale. Queste sono le risposte che in qualche modo, che però gli hai certe relazioni, non ne hai delle altre. È difficile dire, io vivo il trasferimento da individuo a persona attraverso il sistema virtuale. E terza paura è quella di diventare povero da un momento all'altro, per cui i nostri depositi bancari sono, pensate un po', triplicati, dal 2010 al 2014 abbiamo triplicato i depositi bancari, cioè la gente i soldi li tiene sotto il materasso. Vabbè, dall'altra parte, in questo momento, che è un dato che noi misuriamo, come vi dicevo, perché per noi è importante sta roba qua, però misuriamo la fiducia dei dipendenti, e il primo anno facciamo in questo momento al 64%, non è male, ve lo assicuro. Negli agenti di polizia siamo passati dal 56 al 75%, e nei politici del comune, quindi negli nostri amministratori, dal 39 al 55, che anche questo non è male. Un pari sondaggio Demos di quel periodo diceva che per la prima volta in Italia i sindaci erano andati sotto al 39% di fiducia. Sapete, in questo momento i partiti sono sotto il 3%. Vuol dire che non esistono, certo, e non parliamo per gli altri.